Negli anni 50, agli albori della televisione, un gruppo di registi americani formò le proprie ossa lavorando sul piccolo schermo. Penso a Robert Altman, ad Arthur Penn, a Sidney Lumet, a Lulu Grossberg, a John Frankenheimer. Tutti registi di talento che poi dimostrarono la propria grandezza nel cinema negli anni 60, 70 e a seguire. In particolare Altman, dal linguaggio televisivo, ha ereditato l'uso delle due o tre macchine da presa in contemporanea. È diventato quella formazione un suo codice, un suo linguaggio. Pensate a Shortcuts, pensate al suo capolavoro Nashville, pensate a Gosford Park e tanti altri film dove un approccio corale è diventato la firma di Robert Altman. 50 anni dopo sembra che stia succedendo il contrario. Intendo dire che alcuni grandi registi, ma anche produttori, sceneggiatori e attori, passano dal cinema alla televisione. Run, it's the right run! Get a little excitement in your life. Che cosa sta succedendo? Il cinema sta vivendo un grande momento di crisi. I giovani preferiscono vedere i film sul computer, sull'iPad, in televisione e sempre di meno vanno a vedere i film sul grande schermo. E Hollywood in primo luogo reagisce cercando di dare più spettacolo alle tre dimensioni o altri mezzi che cercano di sedurre le giovani generazioni. Ma questo depotenzia, impoverisce la creatività o la libertà di espressione di molti autori che preferiscono rivolgersi alla televisione trovando sponda in alcuni canali illuminati come l'HBO, come Showtime ed altri che consentono loro di esprimersi come vogliono. Il risultato è che ci sono delle serie televisive di eccellenza, penso per esempio a True Detective, penso a House of Cards, penso a Breaking Bad e ovviamente a molte altre, dove i migliori talenti o alcuni dei migliori talenti del cinema si esprimono con dei risultati di eccellenza. Pensate a Kevin Spacey, che è il protagonista di House of Cards, pensate ad altri talenti come David Fincher o Martin Scorsese, che è stato il regista della prima puntata di Boardwalk Empire e poi il produttore esecutivo. C'è un altro elemento sul quale riflettere. Le serie televisive esistono da sempre, da quando inizia la televisione. Eppure, per molti anni, molti decenni, queste serie televisive dovevano essere adattate a quello che la televisione proponeva, quindi abbondanza di primi piani, quindi delle luci troppo forti, troppo chiare, diciamo la verità, brutte. Oggi, nelle serie televisive, il linguaggio è prettamente cinematografico, non è necessariamente sviluppato attraverso i primi piani, le luci sono scure o chiaroscurate. Insomma, il linguaggio è prettamente quello del cinema. Sembra che oggi questi registi importanti, ho citato prima Fincher e Scorsese, vogliano trovare dentro il piccolo schermo quello che il cinema sempre meno gli riesce a dare sul grande schermo, perché le leggi del mercato impongono delle innovazioni o di superficie, pensato al 3D, dove peraltro questi stessi registi si sono cimentati anche con brillanti successo, o cercano sempre di essere più orientati a catturare un audience più giovane, audience che sceglie in primo luogo la televisione e in televisione trova il linguaggio del cinema. È uno dei paradossi di questi giorni che non possiamo non vedere con interesse, anche quando chi, come me, predilige ancora lo schermo luminoso all'interno di una stanza buia, come è il cinema, dove una serie di spettatori sconosciuti condividono e godono di un unico spettacolo. Un saluto da Central Park West.